passati 31 anni dal massacro di Piazza Tiananmen e il governo cinese continua a usare la legge della forza per reprimere il dissenso, i diritti e le libertà. Italia e Unione Europea non restino in silenzio e si mobilitino al più presto per l'affermazione dei diritti fondamentali. Siamo qui davanti all'ambasciata cinese per protestare contro l'approvazione della legge sulla sicurezza nazionale, una legge che va a minare l'autonomia di Hong Kong e che mette a rischio la democrazia e la libertà di partecipare di tutti i cittadini di Hong Kong che protestano contro la repressione cinese. Radicali italiani davanti all'ambasciata cinese nel giorno del 31esimo anniversario di Piazza Tiananmen per ricordare la repressione feroce che subirono gli studenti cinesi 31 anni fa, chiedendo rispetto per i diritti umani e libertà individuali nel momento in cui il fascino per la Cina, il fascino per la non democrazia è qualcosa che tocca molto da vicino la nostra società, la nostra politica e le nostre istituzioni. E noi invece vogliamo essere qui controtendenza per ribadire che non c'è futuro, non c'è benessere, non c'è sviluppo senza democrazia e senza diritti umani.